Oggi parleremo dei flussi interni. Cioè, la lezione scorsa abbiamo visto che cosa succede quando un flusso lambisce, un flusso di fluido, evidentemente lambisce una superficie, quindi in quel caso si parla di flusso esterno, e siamo stati in grado anche di trovare una soluzione analitica, ok? Che ricorderete, la soluzione di Blasius che abbiamo ricavato, e quindi abbiamo ricavato anche una correlazione per avere il Nusselt, un'altra correlazione per avere le perdite di carico e così via. Oggi affronteremo il problema allo stesso modo, però nel caso di flusso in un condotto. Anche nel caso di flusso interno, il concetto di strato limite è un concetto chiave. Dal punto di vista fenomenologico, ovviamente si sviluppa uno strato limite in maniera analoga a quanto avviene nel caso di flusso sull'astra piana, e questo strato limite sarà strato limite di velocità e strato limite termico, evidentemente. Immaginiamo di far riferimento ad un condotto a sezione circolare costante lungo l'asse Z, questo per me è l'asse Z, mentre quest'altro asse è l'asse R. Quindi il problema è descrivibile sostanzialmente in coordinate cilindriche. Ora, se il fluido entra nel condotto ad una velocità uniforme, che chiamo U in ingresso, nel momento in cui viene a contatto con le pareti del condotto, le particelle fluide aderiscono alle pareti del condotto assumendone la velocità, cioè praticamente si fermano e assumono velocità zero. Abbiamo detto che questa è un'ipotesi assolutamente plausibile, avendo ritenuto che il fluido è un mezzo continuo, e inizia lo sviluppo dello strato limite. Sopra e sotto, lo strato limite a un certo punto del laminare diventerà turbolento e avremo i gradienti di velocità che sono ovviamente confinati all'interno dello strato limite, e il profilo di velocità a partire dalla sezione d'ingresso si sviluppa in questo modo, in questo caso particolare il profilo sviluppato sarà abbastanza piatto e vediamo subito perché. Allora, nel momento in cui inizia lo sviluppo dello strato limite, inizia anche il fenomeno di imbocco. Quindi questo significa che il profilo di velocità inizia a svilupparsi, e giacché la portata massica ovviamente deve conservarsi, nel caso di liquido è incomprimibile, oppure nel caso di gas, che nel nostro caso potrebbe anche essere un gas ideale a bassa velocità, possiamo ritenere ovviamente che il fluido in questione possa essere trattato come un fluido incomprimibile. Quindi la portata massica sarà pari a rho per la sezione d'ingresso per la velocità in ingresso. Ma se la portata massica, scusatemi, se la sezione del condotto rimane costante, allora posso definire una velocità media, che chiamo U con M, tale che rho a UM è uguale alla portata massima. E giacché la portata massica si conserva, evidentemente UM sarà pari a M punto
diviso rho A e sarà costante lungo il condotto, già che rho è costante perché abbiamo detto che il fluido può essere trattato come comprimibile, l'area della sezione trasversale rimane costante lungo z, la portata massica evidentemente rimane costante, quindi si conserva la velocità media. Allora, innanzitutto, che cos'è questa velocità media? Sulla base di questa definizione, la velocità media può essere rappresentata come integrale sulla sezione normale di rho u dA diviso rho per A, perché questa è la portata massica che ovviamente ottengo integrando il profilo di velocità per rho sulla sezione, vedete? Ed eseguendo questa operazione ovviamente ottengo questa velocità media che ho chiamato con E. Ora, perché questa velocità media, come dire, è importante in questa prima fase di trattazione del problema? Perché se si conserva la velocità media, questo significa che se da una parte la velocità diminuisce, e stiamo parlando quindi della zona dello strato limite, poiché la velocità media dovrà conservarsi, quello che avverrà è che al centro del condotto, nella zona indisturbata, il fluido dovrà accelerare, ok? In modo che, ripeto, la velocità media nella sezione sia sempre conservata. Ora, questo fenomeno avviene finché lo strato limite che si sviluppa sulle pareti interne del condotto si incontra al centro del condotto stesso, cioè, in altri termini, finché lo spessore dello strato limite, stiamo parlando evidentemente dello strato limite fluido dinamico, non diventa pari al raggio del condotto. Quando ciò avviene, diciamo che abbiamo raggiunto la lunghezza idrodinamica d'imbocco, che chiamo L con I, e il fenomeno d'imbocco diventa concluso, completo, e il profilo di velocità a quel punto non varia più lungo z, va bene? In questo caso particolare, poiché nella mia rappresentazione schematica vedete che lo strato limite ha raggiunto, ha invaso, se vogliamo utilizzare questo termine, l'intero condotto dopo che è passato da laminare a turbolento, allora in questo caso il profilo completamente sviluppato sarà turbolento. E il fatto che ci sono dei rimescolamenti fa sì che il profilo completamente turbolento sia abbastanza piatto, perché i rimescolamenti dovuti all'effetto della turbolenza incrementano il trasferimento di quantità di moto tra le particelle fluide. Se però questo fenomeno dell'imbocco dovesse essere tale da avere che lo spessore dello strato limite diventa pari al raggio del condotto quando ancora è strato limite laminare, allora il profilo completamente sviluppato sarà laminare. E in questo caso la situazione diventa questa. Profilo completamente sviluppato laminare è un profilo di tipo parabolico.
Questo perché nel caso di flusso laminare non ci sono i rimescolamenti turbolenti che amplificano il trasferimento di quantità di moto, ma la quantità di moto è trasferita sostanzialmente solo attraverso il termine, per intenderci, ni, derivata seconda della velocità rispetto alle coordinate che in questo caso sono R e Z. Capite cosa intendo dire? Bene, allora nel nostro caso, in questo caso di studio che noi adesso andiamo ad affrontare, dividiamo innanzitutto tra problema fluidodinamico e problema termico, come abbiamo fatto per la lastra piana. E iniziamo adesso ad affrontare il problema fluidodinamico, successivamente affronteremo il problema termico. Nell'affrontare il problema fluidodinamico riteniamo che il flusso sia laminare, incomprimibile, e guarderemo alla zona del flusso completamente sviluppato. Riteniamo altresì che il condotto sia circolare con superficie, area della superficie normale costante, quindi sia circolare con diametro costante per intenderci, e riteniamo infine che le proprietà termofisiche del fluido siano costanti, quindi la ρ, la mu, il calore specifico, la conducibilità termica e così via. Bene, se andiamo a guardare agli aspetti fluidodinamici, ovviamente, come ricorderete dalla trattazione relativa a flusso su lastra piana, ingegneristicamente siamo interessati alle perdite di carico. A maggior ragione nel caso di flusso in un condotto siamo interessati a capire quali sono le cadute di pressione associate al flusso di questo fluido nel condotto, magari per poter dimensionare, nel caso di liquido una pompa, nel caso di gas un ventilatore, e quindi per scegliere la macchina operatrice più opportuna. Ora, dal punto di vista ingegneristico, noi siamo abituati ad utilizzare delle relazioni che sono del tipo dp su dz uguale a meno f su d rho velocità media al quadrato diviso 2. Questa relazione qui esprime la variazione dp della pressione, quindi lungo z, attraverso il fattore di attrito F, che quindi noi tipicamente andiamo a cercare sulle tabelle, in base al diametro del condotto, eccetera, eccetera, e utilizziamo la velocità media U con M. In effetti voi avete sempre utilizzato la velocità media anche quando avete affrontato i vari esercizi di fisica tecnica, flussi nei condotti, avete sempre fatto riferimento alla velocità media. Ovviamente questa equazione può essere integrata per ottenere il delta t, che è pari a meno f per L su t, dove L è la lunghezza del condotto che stiamo considerando, per ρ per la velocità media al quadrato diviso 2. La questione però è: questo coefficiente f da dove arriva? Per rispondere a questa domanda andiamo a considerare un tratto di condotto e, assumendo che U sia la componente della velocità lungo Z, mentre V sia la componente della velocità lungo R, andiamo a prendere una fettina, diciamo così, elementare di fluido di spessore del Z, e se andiamo a fare un equilibrio
di forze su questa fettina di fluido, avremo che sulle superfici, diciamo così, normali, a girare la pressione, quindi questa sulla sinistra la pressione P, sulla destra P di Z più DZ, mentre nella zona in cui evidentemente il fluido lambisce la superficie interna del condotto agiranno gli sforzi tangenziali viscosi. Quindi l'equilibrio di forze sarà P per A uguale a P Z più DZ. Allora facciamo una cosa, chiamiamo questa PZ, ecco qua. PZ più DZ la posso esprimere con un'espansione in serie di Taylor arrestata al primo ordine, quindi è P più DP su DZ DZ per l'area più tau, che agisce invece sull'area circonferenziale, cioè mi spiego. Allora, tau agisce su questa superficie che vi ho tratteggiato con tratteggio orizzontale, che è data dal perimetro che chiamo P grande per lo spessore che chiamo ovviamente del Z. Va bene? Ora ovviamente P per A e P per A si semplificano, per cui la variazione di pressione sostanzialmente lungo Z del P su DZ del Z A più tau di DZ uguale a 0, e quindi dicevo la variazione di pressione lungo Z che sostanzialmente posso esprimere come derivato totale del P su DZ è uguale a meno tau P per A. Ora, a questa relazione qui devo aggiungere l'altra ipotesi che non abbiamo ancora menzionato, ma che evidentemente facciamo, cioè che questo fluido è incomprimibile, ma è anche newtoniano, evidentemente. Vi ho detto nelle scorse lezioni che noi nel corso di termofluidodinamica faremo sempre riferimento a fluidi newtoniani. In questo caso tau sarà pari a meno mu du su dr, valutata in r pari ad r grande, dove r grande è il raggio del condotto. Ovviamente devo andare a vedere la componente, la derivata della componente u della velocità lungo r, perché r è la direzione normale alla parete, col segno meno. Col segno meno perché, se andate a vedere, lo strato limite si sviluppa in direzione opposta al verso positivo della r. Capite? Quindi in questo senso ci va il segno meno. Quindi se questa tau la sostituisco qui dentro, ottengo mu du su df r uguale r grande per il perimetro 2 pi greco r diviso l'area, posso utilizzare anche il diametro volendo, quindi pi greco d diviso pi greco d 4 quarti, quindi qua 4 va al numeratore e sostanzialmente quello che ottengo è 4 mu su d du su dr valutato in parete. Ma questa del P su dz abbiamo detto che è anche pari a meno f su d per ρ um quadro mezzi. E allora evidentemente se uguaglio queste due relazioni qui,
portando il 2 dall'altro lato, quel 4 diventa 8, semplificando il diametro, ottengo che F uguale a meno 8 mu diviso rho um al quadrato du su dr valutato in pareti. Questa relazione, come è avvenuto per flusso sulla strapiana, ci dice che sì, ingegneristicamente utilizziamo una relazione, diciamo così, di semplice applicazione che fa riferimento alla velocità media, evidentemente, che è una grandezza che in questo caso particolare, tra le altre cose, si conserva, e utilizziamo un coefficiente, un fattore di attrito F che dovremmo essere in grado di trovare in letteratura. Ma se andiamo a guardare il problema più a fondo, questo coefficiente F dipende, attraverso du su dr valutato in parete, dalla conoscenza del profilo di velocità all'interno del condotto. Quindi io dovrei essere in grado di determinare il profilo di velocità e quindi poi potrei calcolare F. Ma la determinazione del profilo di velocità non è cosa semplice, perché in generale abbiamo visto che per poterlo determinare devo risolvere delle equazioni differenziali complesse, che sono l'equazione di conservazione della massa e l'equazione di conservazione della quantità di moto, in questo caso in coordinate cilindriche. Tuttavia è possibile osservare che in alcune situazioni queste equazioni possono essere semplificate e rese risolvibili in forma chiusa, cioè analiticamente. Va bene? Il caso di flusso in un condotto circolare a sezione costante di un fluido incomprimibile newtoniano e nel caso di campo di moto laminare completamente sviluppato, in effetti siamo in grado di semplificare il problema e di arrivare a conoscere il profilo di velocità risolvendo in forma chiusa le equazioni del moto. Capite? Ora vediamo nel dettaglio questo che cosa significa. Allora, conserviamoci innanzitutto queste relazioni perché poi ci serviranno. Quindi dp z uguale a 8 mu su d du su dr valutato in parete, e poi f uguale a meno, no, quello è 4 mu, non è 8 ma è 4, meno 8 mu su rho um al quadrato du su dr valutato in parete. Queste cose qui le cancelliamo. E proseguiamo. Se io volessi determinare questo profilo di velocità, le equazioni del moto che devo andare a risolvere in coordinate cilindriche sono du su dz più 1 su r d rv dr uguale 0, e questa è l'equazione di conservazione della massa. Equazione di conservazione della quantità di moto lungo z, u du su dz più v du su dr uguale a meno dp su dz più n, che moltiplica derivata seconda di u rispetto a z, più 1 su r d su dr r du su dr
conservazione della quantità di moto lungo R U del V su del Z più V del V su del R uguale a meno del P su del R più Ni che moltiplica derivata seconda di V rispetto a Z più 1 su R V su del R R del V su del R meno V su R quadro. E queste, ripeto, sono le equazioni del moto nell'ipotesi di fluido incomprimibile in regime stazionario, che evidentemente è anche newtoniano. Bene, do un paio di minuti per scrivere. Bene, equazioni del moto. Noi focalizziamo la nostra attenzione nella zona completamente sviluppata. Ora, se il flusso è laminare completamente sviluppato, quello che succede è che questo profilo di velocità non varia più, va bene? E allora vuol dire che du su dz sarà pari a zero. Inoltre, se il profilo è laminare ed è completamente sviluppato, ovviamente, siccome due strati limite si sono incontrati, il flusso avrà solo componente assiale e non avrà componente radiale. Quindi possiamo ritenere che V sia pari a zero. Questa nella zona laminare è per profilo completamente sviluppato. Bene, queste cose qui, come posso inserirle all'interno di questa equazione? Allora, innanzitutto, ovviamente, se V uguale a 0, du su dz è uguale a 0, ma lo sapevamo già. Ok? Quindi in realtà potreste dirmi, va bene, ma allora a me è sufficiente dire che nella zona di profilo completamente sviluppato la componente radiale della velocità è nulla per ricavare du su dz uguale a 0, vero? Sì, è vero, dall'equazione di conservazione della massa. Però sono delle considerazioni che comunque sono intuitive, cioè non richiedono l'analisi di quell'equazione per derivarle, capite cosa intendo dire? Cioè è intuitivo che se il profilo si ripete sempre uguale a se stesso, du su dz sarà pari a 0. E la conferma viene appunto da questa osservazione. Bene, allora qui che cosa succede? Questa equazione qui non la devo risolvere perché la componente V è uguale a 0, ma il fatto che sia tutto 0, perché qui questo è 0, questo è 0 perché è dB su dz, questo è 0 perché c'è una B che moltiplica, eccetera, questo è 0, questo è 0 e questo è 0, allora vuol dire che la conseguenza è che dp su dr è uguale a 0. E allora dp su dz, derivata parziale, in realtà è una derivata totale. Bene, passo indietro. Quando abbiamo fatto il bilancio di forze, ho iniziato a scrivere una derivata parziale, poi l'ho trasformata in derivata totale e non vi ho detto niente. Ok? Forse qualcuno di voi si sarà chiesto come è stato possibile questo. Allora io ho pensato, vabbè, lo vediamo poi con l'equazione. Eccolo qua, questo è il motivo per cui si passa dalla derivata parziale alla derivata totale, perché la P è funzione solo di Z, va bene? Ok, andiamo adesso in questa equazione qui. Questa equazione qui come si modifica? Du su dz è 0, quindi questo termine scompare. Du su dr non è 0, però è moltiplicato per v che è 0, quindi questo termine scompare. Derivata seconda di u rispetto a z ovviamente scompare, perché du su dz è 0, e questa del v su dz diventa meno del v su dz derivata totale. E allora il tutto diventa dp, facciamo così, 1 su ni
del P su dz uguale 1 su r. Ah, ovviamente se du su dz è uguale a 0, questo implica che la u dipende solo da r, vero? Quindi questa derivata parziale d su dr diventa una derivata totale perché la u dipende solo da r. Quindi qui ho 1 su r, d su dr, r du su dr. Questa è un'equazione differenziale integrabile in forma chiusa, cioè risolvibile analiticamente, con le condizioni al contorno du su dr valutato sull'asse è pari a 0, mentre u valutato in parete è pari a 0. Questo è il modello matematico che sostanzialmente vi permette di ricavare il profilo di velocità u di r all'interno del contorno. Risolta questa equazione, evidentemente sono in grado di trovare la derivata e quindi la perdita di carico. Va bene? Ora, è interessante osservare che, poi facciamo una breve pausa, che a questa equazione qui si poteva pervenire anche in un modo differente, cioè non partendo dalle equazioni del moto, ma facendo un bilancio di forze su un elemento fluido, che ora vi faccio vedere, e facendo un'osservazione che a questo punto dovreste essere perfettamente in grado di capire in base a ciò che ci siamo detti nelle scorse lezioni, in questo modo qua. Allora, prendo un tratto di condotto, lo disegno grande in modo che il tutto sia il più chiaro possibile. Prendo un tratto breve di condotto perché non ho bisogno di tratto grande e prendo un elemento fluido fatto così. Segno. Allora, sto prendendo questo elementino fluido, ovviamente il flusso va da sinistra verso destra, siamo all'interno del condotto, quindi questo è il condotto. Va bene, e il flusso si muove in questa direzione. Va bene. Chiaro? Benissimo. Ora, se io prendo un elementino fluido fatto così, ovviamente è un, come dire, è un anellino, no? Un anellino fluido. Si chiamano quelle caramelle, le polo, ve le ricordate le polo? Oh, ma non esistono più? Ah, esistono ancora. Allora, se siamo nella zona completamente sviluppata, che cosa succede? Succede che se il campo di moto si ripete, cioè il profilo di velocità si ripete sempre uguale a se stesso, cioè il campo di moto non varia più in direzione z, ma in realtà il profilo è sempre lo stesso anche in direzione R, quindi non ci sono più variazioni
delle componenti di velocità in direzione z, questo vuol dire che se pensate al modo in cui abbiamo ricavato l'equazione di conservazione della quantità di moto, cioè riscrivendo per l'elemento fluido con un approccio euleriano la legge forza uguale massa per accelerazione, in realtà scritta come risultante delle forze esterne uguale alla variazione della quantità di moto dell'elemento fluido, ve lo ricordate? Ora qui, se tutto si muove come un corpo che si muove di moto rettilineo uniforme, qual è la variazione della sua quantità di moto? Quant'è? Immaginate un corpo che si muove di moto rettilineo uniforme, quindi non ha variazione di velocità né di traiettoria. Qual è la variazione? È zero, no? Bene, quindi questo che significa? Che la risultante delle forze esterne sarà zero. Bene, allora sulla base di questa osservazione, nella zona completamente sviluppata, se prendiamo un elementino fluido fatto così, possiamo dire che siamo in condizione di equilibrio di forze. Quindi la risultante delle forze dovrà essere pari a zero. Se impongo quindi l'equilibrio di forze su questo elementino, vediamo che cosa succede. Allora faccio uno zoom di questa parte tratteggiata. E avrò che di qua agisce la pressione per l'area, dove l'area per me è questa qui, questa che coloro, questa qui è l'area, mentre con P indichiamo il perimetro come al solito, quindi questo qui invece è il perimetro, area e perimetro. Quindi pressione per area, questa è R, questa è la dimensione Z, e di qua avremo P per l'area più dp su dz, dpa su dz, dz. Questa P per l'area è una forza, eh? E di qua che cosa avremo? Allora spostiamo la R che qui dà un po' fastidio, mettiamola qua, e di qua avremo allora tau che moltiplica il perimetro per dz. Perimetro per dz è questa superficie interna, mentre qui abbiamo tau P dz più d tau p dz su dr per dr, e queste sono le forze che agiscono su questo elementino. Bene? C'è la cordicella davanti, vabbè, comunque riuscite a vedere, no? Ok. Scriviamo questo equilibrio e otteniamo che P per A più tau P dz è uguale a P per A più D P per A su dz per dz più tau P dz più D tau P dz su dr per dr. Evidentemente questi termini qua si semplificano in questo modo qua, vedete?
e a queste relazioni dobbiamo aggiungere che tau uguale a meno mu du su dr. Inoltre dobbiamo ricordare che se siamo in, in zona completamente sviluppata laminare, U sarà U di R e dp su dz in realtà è dp su dz, cosa che noi possiamo intuire da semplici ragionamenti, non necessariamente andando a guardare l'equazione. Bene, facendo questo otteniamo, scriviamo, D, pressione per l'area. Allora l'area è pi greco 2 pi greco r per dr, perché 2 pi greco r è questa circonferenza, per dr, sì, quindi scriviamola direttamente qua, pi per 2 pi greco r per dr, e questa è una derivata che facciamo rispetto a z, poi meno, perché tau c'ha il segno meno nella sua scrittura, e mu lo posso portare direttamente fuori perché abbiamo fatto l'ipotesi di proprietà termofisiche costanti, quindi lo porto direttamente fuori dal segno di derivata, e quindi qua abbiamo d su dr derivata totale per quanto detto, tau che è du su dr, però è moltiplicata per il perimetro, quindi il perimetro, questo qui è 2 pi greco r, ok, quindi d su dr 2 pi greco 1 d su dr, scusate un attimo, d su dr, e qui ci va 2 pi greco r d u su dr, questo è il perimetro, e poi c'è pure un dz dr. Allora un attimo che devo guardare la relazione un po' più da lontano, perché così da vicino non sono sicuro che ho dimenticato. Non so se manca un dz nel primo, forse. Nel primo manca un dz. Sì, grazie. Nel primo manca un dz. Allora adesso controlliamo un attimo che non mi sono dimenticato nulla. Allora nel primo d P, ok, l'area 2 pi greco r dr, dz, dz, perfetto. Poi di là abbiamo mu l'ho portato fuori, d su dr, allora il perimetro è 2 pi greco r, giusto, dz, ok, d su dr che è fluido newtoniano, e dr fuori, va bene, ci siete? Allora a questo punto si semplifica 2 pi greco e 2 pi greco, si semplifica dz e dz, si semplifica dr e dr, porto il tutto dall'altro lato e ottengo che dp su dz uguale a, c'è un r qui, quindi faccio 1 su r, d su dr, no ci sta mu sta fuori, quindi qua facciamo 1 su mu, d su dr, r du su dr, ed ecco qua la relazione. Eccola qua, va bene? Con un po' di accortezza, perché ci sono tantissimi dz, dr, 2 pi greco, eccetera, eccetera, ma comunque da un bilancio di forze riusciamo ad ottenere la stessa relazione che abbiamo ottenuto dalla... C'è una cosa, però, qui abbiamo ni, lì abbiamo mu, questo perché ho commesso un piccolo errore qui, ragionate, qual è l'errore? Ho diviso tutto per ρ per avere qua ni,
e non ho messo uno surro davanti alla pressione. Quindi in realtà qua diventa rho su mi, cioè 1 su mu. Cioè, mi spiego, se qui c'era un rho qua davanti, o ripristino rho qua davanti e qui lascio mu, oppure se divido tutto per rho, per far apparire il ni qua, devo mettere 1 su rho davanti a dp su dz. Cosa che ho dimenticato di fare quando ho scritto le equazioni del moto. Ecco perché di qua mi è venuto ni, ma ovviamente ci va mu. Avete capito? Ok. Cercate sempre di prendere le cose positive anche da questi piccoli errori, perché aiutano poi a riflettere sulle cose. Bene, facciamo una piccola pausa e dopo la pausa vediamo come ottenere il profilo di velocità.